Non rivolgo la parola neanche una volta a Dani per 24 ore e lei impazzisce! Le ho fatto tantissimi scherzi e ho pure pensato che volessi lasciarla! Ha davvero perso la testa e ha rotto la TV! Farò impazzire Dani! Esatto ragazzi, perché oggi farò uno scherzo cattivissimo alla mia povera ragazza Dani. Adesso è in bagno che si sta preparando e io rivelerò soltanto a voi questa notizia. Sto per ignorare la mia ragazza per le prossime 24 ore. La riempirò di scherzi, le farò un sacco di cattiverie, ma soprattutto non le parlerò mai. Impazzirà sicuramente. E quindi per questo scherzo fuori di testa dovete assolutamente iscrivervi, perché ho preparato delle cose che faranno davvero infuriare Dani. Iniziamo. Ho preparato in giro per casa un bel po' di telecamere nascoste, così non vi perderete nemmeno una... Un attimo, credo che sta arrivando Dani. Provi. Sono pronta. Possiamo registrare un video, che dici? Che giornata Robby, dobbiamo registrare il video. Penso mi prendo un bel caffettino. Ah, lo puoi fare anche a me, per favore? Ma è caldo, l'hai riscaldato? È una tazzina anche a me. Aspetta che te la prendo. Tieni. Robby, ti avevo chiesto di mettermi un po' di caffè. Senti, se mi vuoi fare innervosire di prima mattina, dimmelo. Dovrò mettermelo da sola. Io davvero non ci posso credere. Switch o PlayStation? Niente, né Switch né PlayStation, perché dobbiamo registrare. PlayStation, sì. Questa è decisamente una giornata da PS5. Ehi, ti sto parlando. Si può sapere perché mi stai ignorando? Ah, sta staccata la spina. Aspetta, ti aiuto. Devo posare il caffè. Fatto. Aspetta, forse ho un'idea. Non avevamo un altro joystick? Possiamo giocare insieme. Vabbè. Aspetta, questo lo provo io a farlo. Direi, ho finito il caffè. Aspetta. Quasi vado. Il computer, va? Ma oggi è impazzito! È impazzito Robby! Cioè, che cosa ho fatto? Niente! Vediamo se magari avevo qualcosa sul mio cellulare che lo ha potuto fare arrabbiare, non lo so! Sto già sentendo che Dani è innervosita da questo mio atteggiamento. Ma adesso diamo il via al primo scherzo. Lasciate like, ragazzi, per questo mega scherzo alla mia ragazza. E soprattutto guardate il video fino alla fine, perché sarà un crescendo di scherzi sempre più cattivi. Dani alla fine di oggi piangerà. Quello che voglio fare è entrare nel suo bagno e fare qualcosa per cui dovrà necessariamente arrabbiarsi con me. Questi qui sono i suoi trucchi e voglio tipo rompergliene qualcuno, non lo so, fargli qualche scherzo. Vabbè, in realtà non so manco cosa fanno queste cose, quindi prenderò qualcosa a caso. Che cos'è questo coso grosso, tutto nero? Ok, ho capito, si svita. Ah, è uno di quei cosi che si mettono sugli occhi, sì, Dani tipo lo mette ogni singolo giorno. Come faccio a romperlo? Ok. Punto numero uno, glielo svuoto, così non potrà più utilizzarlo. Ok, ne è uscito un bel po'. E adesso... ma è durissimo, ragazzi, non lo riesco a romperlo. E devo fare subito, prima che Dani entri nel bagno e capisca. Ragazzi, è durissimo, ve lo giuro. Cioè, pensavo che rompere i trucchi fosse un po' più semplice, onestamente. 3, 2, 1... Guardate, io lo sto davvero rompendo. Ma è durissimo. È tutto storto. E adesso è totalmente inutilizzabile. Glielo lascio proprio qui, in modo tale che è impossibile non vederlo.
e adesso me ne scappo. Vado via. Perché stamattina neanche mi ha rivolto la parola? Forse non gli piace il trucco che mi sono fatta, o magari i capelli, sono brutta. Un momento, mi sono dimenticata di mettermi il mascara. Forse è per quello che Robby non mi parla. Credo che Dani stia arrivando, presto mi devo nascondere. Devo prendere il mascara. Ma io l'avevo messo qua. Se ne è accorta! Adesso si arrabbierà e proverà a parlarmi, ma io la ignorerò! Robby! Robby? Robby, dammi una spiegazione! Sai chi è stato a farle questo? Robby? No, Robby, ora mi devi ascoltare! Questo è il mio mascara preferito! Hai capito? Oh, sto parlando con te! Come faccio a utilizzarlo? È spiegato totalmente! Robby! Robby! Allora, o ora mi rispondi, o giuro che ti rompo a te qualcosa! Perché solo tu sei stato qua in casa, mi spieghi che cavolo è successo? Robby! Lo sai quanto costa? Io non ci posso credere! Ragazzi! Ragazzi, non si è accorta di niente della fotocamera! Non ci sto credendo! E già inizia ad andare su tutte le furie ed è solo il primo scherzo di oggi! Allora avvio immediatamente il secondo! La sto ignorando, ma diventa davvero davvero difficile! Basta! Ora chiamo Ninna e devo capire il perché Robby mi ignora, perché mi fai dispetti! Io adesso non ce la faccio più! Ecco, sta squillando per fortuna! Preparatevi ad un super sclero di Dani! Ah, purtroppo mi sa che si è rotta la cassa. Farò altro. Assurdo, non ci posso credere, mi ha chiuso il telefono. Robby, vieni immediatamente qui, mi devi spiegare che cos'hai. Io, ecco, vedi, mi fai cadere anche il telefono per il nervoso. Mi spieghi perché non mi parli? Sì, la switch è proprio quello che ci vuole adesso. No, nessuna switch. Ora mi spieghi perché mi stai mancando di rispetto. È da stamattina. Prima mi rompi il mascara, poi vengo qui, parlo al telefono e non mi fai sentire niente. No! Oh, che peccato, si è scaricata la switch. Ora decido io cosa devi fare e quello che devi fare è rispondermi. Pronto? Dani, chiama Roberto? Chiamerò Matti! Sì, una bella chiacchierata con un amico ci sta sempre in certi momenti. Non ci credo. Mi passa davanti e neanche mi risponde. Dani, mantieni la calma, respira, ispira e adesso ci penserò io. Guarda dove vai, la prossima volta. È vero, avevo ancora la PS5. Sì, va bene, ora sei felice. Tra qualche secondo non lo sarai più. Ragazzi, penso mi abbia rotto la cassa. Quella cassa costa tipo 500 euro e credo che si sia rotta. Mi ha rotto una cassa da 500 euro perché ho messo la musica ad alto volume mentre lei stava parlando con Ninna e voleva parlare con Ninna di me. Ragazzi, sta uscendo su tutte quante le furie. È lo scherzo più epico mai riuscito. Ma ragazzi, non è ancora finito perché ho ancora qualche asso nella manica.
Cioè, non realmente, nel senso che ho preparato alcune cose per lo scherzo. Chissà cosa starà facendo adesso. Non sono stata mai così nervosa. Mi viene da piangere per il nervoso. E devo capire che cosa devo fare per farmi parlare dal mio fidanzato. È assurdo. Cioè, ieri eravamo tutti d'amore, d'accordo. Giocavamo insieme. E ora invece nulla, vi rendete conto? Io sono disperata. Ora ci sono, dato che lui vuole sempre giocare alla televisione, alla PlayStation e neanche darmi retta per 2 minuti, ora gli faccio vedere io cosa succede in casa Dani e Robby. Sapete qual è una delle cose che fa infuriare di più la mia Dani? Quando il letto è sfatto. Di conseguenza adesso lo distruggerò tutto. Non riuscirà a non parlarmi dopo questa cosa. Ok, ok. Così, perfetto! E sta arrivando proprio adesso! Ma dove sta andando? Ora devo controllare alla perfezione quello che fa! Ma che cavolo! Il letto lo avevo fatto stamattina! Ma Robby, mi rispondi, mi spieghi perché hai disfatto tutto il letto? Lo sai che mi dà fastidio! Ho avuto la sensazione di una botta momentanea in botta momentanea? No, non è momentanea! A volte non capisco proprio la vita, ti dà delle sensazioni uniche. Oh, le tue mutande! Ora stanno in giro per casa! Voglio vedere se adesso non mi parli. Guarda, guarda qui! Oh, che peccato! Ehi, ora scendi dal letto perché lo sai che mi dà fastidio anche quando sei vestito sopra il letto. Vai, vai! Questa posizione è perfetta per TikTok! Ma quale posizione per TikTok? Ah, il vero buon vecchio TikTok. Scusa. Brava questa ragazza. Quella non sono io. Quello balletto l'ho fatto anche io. Vai sul mio profilo. Vai sul mio profilo. No, voglio andare. Oh. Sì. Ma chi stai guardando? E questa chi è che segui? Inizi a seguire anche altre ragazze. Vabbè, dimmelo, non vuoi stare più con me. Non mi stai calcolando perché non vuoi stare più con me. Se n'è andato di nuovo. Non capisco cosa gli ho fatto. Stiamo da quasi 9 anni insieme e lui non può prendere così e non calcolarmi da un giorno all'altro. Vedremo se non mi vuole parlare o se non ha il coraggio di lasciarmi. Con questa cosa sono certa che prenderà coraggio e mi parlerà e mi dirà tutto quello che non va. E se vuole lasciarmi, mi lasciasse anche. E con questo ho appena stretto l'ultimo barattolo del frigo, così se Dani dovesse aver voglia di mangiare qualcosa, non potrà aprirli senza di me perché lei non è abbastanza forte per aprirli. Questo è un altro scherzone. Io nel mentre starò a giocare alla Switch, quindi Dani continuerà ad andare su tutte le furie. Penso abbia già immaginato che forse io ho un altro ragazzo, io la voglio lasciare. Non sa che è tutto uno scherzo in realtà. Iscrivetevi al canale perché non ho mai fatto uno scherzo così tanto grande a Dani come quello di oggi. E ci è cascata con tutte le scarpe e non è ancora finita qui. Quindi io vado un po' a giocare alla Switch mentre Dani continua a impazzire non capendo cosa sta succedendo. La vedi questa? Che è una cassetta degli attrezzi. Dove? La tua cassetta degli attrezzi. Dove ci sono tante cose? Guarda! Oh, questo non mi interessa, lo butto via. Anche questo. Oh, ma questo ci tenevi tantissimo. Che peccato. Ancora non mi calcoli. Ancora non mi calcoli? Allora devo farlo. Mi hai costretto a farlo. Sai che ti dico? Hai giocato in continuazione alla play senza calcolarmi. Ma no! Ma non ci sto credendo! Non ci sto credendo! Ma tu sei tutta pazza! Dani, ma ti sei totalmente impazzita! Hai appena rotto la nostra televisione! Hai rotto la televisione, Dani! Ma come ti salta in mente? Hai dato una martellata alla nostra TV! Ah, adesso mi parli? C'è voluto una TV rotta per farmi dire qualche parola da te oggi. Io ormai l'ho capito che non avevi il coraggio di lasciarmi. No, Dani, no!
Era tutto uno scherzo! Ma ti rendi conto che era tutto quanto uno scherzo? Guarda! Lì stava pure una telecamera nascosta! Eccola qui! Eccola, la vedi? La vedi la telecamera nascosta? E come questa, ne ho nascoste tante altre in giro per casa, perché era tutto uno scherzo. Dovevo ignorarti per 24 ore, ma questa cosa è andata fuori di testa. Certo che sono andata fuori di testa, Robby, perché ci hai anche spezzato il mascara. Dani, non so se sono più arrabbiato con te che hai fatto una pazzia del genere, oppure soddisfatto perché ho fatto il miglior scherzo della storia degli scherzi. Non mi interessa, hai voluto fare questo scherzo e adesso la TV la ripagherai con i soldi tuoi, non con i soldi nostri, hai capito? Eh? Cosa? Con i soldi miei? Ma l'hai rotta tu la televisione? No, Dani, questo scherzo non doveva andare a finire così. Doveva essere uno scherzo in cui poi tu capivi che a te piace parlare con me e ti piace quando io ti rispondo. Non che fai la pazza e rompi le cose. Basta, non voglio sentire neanche più una parola da te. Adesso sono io che ti ignorerò e non ti vorrò parlare più, perché io e te... Basta, è finita! Ragazzi, adesso come non mai iscrivetevi al canale, perché non avrei mai immaginato che lo scherzo andasse avanti fino a questo punto qui. Quindi credo che dovrò cacciare un sacco di soldi per la TV e anche per un regalo a Dani per farmi perdonare.